Ciao a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Non si nasce, si diventa. Oggi vi anticipo, sarà una puntatona di quelle che vi lasciamo veramente di stucco tutte e tutti quanti, perché abbiamo un'ospite favolosa. Guardate cosa sta facendo. Lei è Antonella ed è autista di tir la Sirenetta. Ciao Antonella! Ciao Bella, buongiorno, buon pomeriggio, come ci sono? Benissimo, è in diretta naturalmente telefonica la nostra Monia Cappiello. Ciao Monia. Ciao a tutti, ciao Antonella, ciao Monia, ciao belle donne. Oh ragazzi, 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 io sono veramente così contenta di avere l'occasione di parlare con Antonella perché Antonella, l'avete già capito, fa un mestiere particolarissimo, rarissimo per una donna, autista di tir. Ecco, guardate, ci sta facendo vedere un live del suo viaggio, quindi del percorso che lei sta facendo in questo momento, perché siamo in diretta Skype con lei. Antonella, raccontaci un po' di come è nata questa tua passione, come è nato questo tuo mestiere. La mia passione è da piccola, con mio padre, intestardita che da grande doveva avere un cane mio. E sono arrivata da grande con la mente da bambina e sono arrivata a guidare un camion. Quello che io volevo, il mio sogno, proprio di dire che se si vuole lo si fa, basta avere solo la forza di volontà. Brava, ma com'è che sei riuscita a realizzare questo sogno? Perché poi, parliamoci chiaro, comprare un tir non è roba da poco. Sacrifici, tanti sacrifici e tanta forza di volontà, rinunciare a tutto, dalla vita, quello che si può avere, che ne so, vacanze, andare a passeggiare sabato e domenica, Natale, Pasqua. Ho rinunciato a tutto e mi sono messa un peso più pesante di me sulle spalle e l'ho portata a termine. Sono fiera di me, di quello che faccio, a prescindere che amo il mio lavoro. Beh, certo, immagino che tu ami tantissimo, tantissimo il tuo lavoro. Monia, tu hai da fare una prima domanda? Guarda, ne avrei mille di domande con Antonella, molte gliele ho già fatte perché ci siamo naturalmente già sentiti i giorni scorsi, anche perché io lavorando nel settore in passato con la mia industria nell'ortofrutta, ho ben chiaro che tipo di mestiere fa, è veramente il sacrificio che fa, ma quello che la contraddistingue è l'entusiasmo e il piacere di farlo, che non è da tutti. Quindi ha un carattere strepitoso, questo lo posso dire perché è assodato. E poi ditemi chi non ha visto il camion della Sirenetta in giro, almeno per l'Italia, almeno. Vai anche all'estero, Antonella? Sono andata una volta in Romania, ho fatto solo il viaggio all'estero e basta. Faccio solo Italia. Beh, ti pare poco solo l'Italia, quanti chilometri sono da nord a sud? Minimo ti fai 1500 chilometri a botta. Minimo, minimo. Minimo. Allora, I chilometri sono tanti. voi dovete sapere una cosa, Monia, giustamente tu hai parlato di questa sua grande passione, ma la sua grande passione si riversa, poi ci racconterai meglio cosa vuol dire fare tutti questi chilometri, ci addentriamo di più da un punto di vista della fatica del tuo mestiere, ma io sono rimasta colpitissima da una cosa. Antonella non ha comprato un tir come potrei immaginarlo io, normale, no? Un tir, diciamo, normale, un mezzo di lavoro comune. No, lei ha curato gli interni del tir, che sono, è un salotto di casa, anzi di più, e poi gli esterni li vediamo perché appena ci si ferma in una piazzola, con il telefonino andrà a riprendere l'esterno del suo tir. Così veramente noi vi vogliamo stupire con gli effetti speciali. Adesso riusciamo a far vedere gli interni oppure ci racconti prima di tutto come li hai arredati? Raccontaci come li hai arredati, dai. Ma a casa ci sono poco, quindi ho voluto realizzare qualcosa che mi sentivo a casa, perché anche se sono a fare un lavoro da maschio, prettamente maschile, che poi forse le donne siamo pure più brave, l'ho fatto come volevo io,
ho creato quello che volevo io e io l'ho creato e c'è stato chi me l'ha realizzato, perché ci sono delle bravissime persone che fanno questo. E intanto ora mi sono fermata così vi faccio vedere un Wow, attimino com'è fatto vai! dentro. Faccio vedere un attimino quello che ho combinato qua dentro. Che meraviglia! Cos'hai fatto? Una specie di vetrinetta con Sì, tutti. Descrivicela, vetrinetta con tutti. descrivicelo. Questi sono tutti i pensierini che mi fanno i miei fans che incontro. E la maggior parte sono tanto i bambini, perché la cosa più pura che c'è per me sono i bambini. Perché i grandi, una volta che sono grandi, non va bene così. Non ascolto nemmeno un minimo del loro fiato. Tutti regolati da bambini. Sacco di Oh. peluche dove puoi vedere qua c'è il mio lettino che io la notte dormo abbracciata a loro. Ce ne sono tantissime, ci sono sirenette, ci sono orsetti, cagnolini, c'è di tutto. Le tende curate in seta, come potete vedere. Wow. Ho fatto un divano, non c'è sedile passeggero, non Quindi so se praticamente si vede. tu riposi, dormi là dentro quando fai i lunghi tragitti. Sì, io Cioè, riposo qua dentro. non ti vedo più, non ti vedo più. Aspetta, non so che è successo, Ok, ok, ti vedo. ma e quindi Sì. aspetta, spiegami perché sono veramente molto ignorante. Cioè, tutta questa cabina che è grandissima, che è bella spaziosa, poi diventa un letto, un divano letto, diciamo. Sì, la sera sì, si trasforma a letto. Wow! Vediamo gli esterni. Sì, Sono messo le scarpe curiosissima. perché io guido senza scarpe, ma che loro Ah, scegliamo. abbiamo anche scoperto che Antonella guida senza scarpe. Ecco qua. Eccola Vediamo. qua, Ma la che roba! sirenetta delle autostrade. È incredibile! Cioè, è incredibile cosa sei riuscita a fare! Io penso che tu sei l'unica in Italia ad aver fatto una cosa di questo tipo, vero Antonella? Sì, non sono tanto normale perché sono tanto folle e voglio restare sempre folle, non voglio vedere il mondo dei grandi. Come puoi notare, guarda la scritta, non so se si legge. Antonella, il mondo degli umani è un gran pasticcio. Te lo sei messa là come se fosse un tatuaggio per Sì. ricordartelo. Che Qua ce n'è bella! un'altra, meglio invidiata che compatita. Meglio invidiata che compatita, molto interessante. Monia, è bellissimo! Guarda che roba! Tu praticamente hai una scenografia ambulante, Antonella. Sì. Ma La mia vita, è il mio sogno, è il mio amore. Non lo so, vi è mai capitato di innamorarvi veramente di un uomo? Io mi sono innamorata di lei. ma e quindi come la chiami? La tira allora, perché le dai del No, veramente la chiamo la mia lei? sirenetta, La tua l'amore sirenetta, mio. l'amore tuo, Sì. bellissimo. Chi lo sa, in tanti lo sa che sono fortemente malata per lei. Beh, dal numero, diciamo, dei disegni e dei peluche che hai sulla sirenetta si può capire che è veramente un amore incredibile. Allora, da un punto di vista psicologico, a me piacerebbe farti questa domanda. Cos'è per te la sirenetta? Perché tu sai che quando noi scegliamo un'icona, una diva, un divo, un'immagine, qualsiasi cosa, la scegliamo perché in noi suscita una forte emozione in te e no, capisco che c'è una forte emozione. Mi piace sapere, piacerebbe sapere qual è questa emozione. La sirenetta per te cosa rappresenta? La sirenetta rappresenta, ho visto da piccola il cartone, allora la vedevo questa sirena che voleva fare tutto quello che voleva, ma gli veniva proibito da suo padre, come un po' è stato un fondo per me. Allora cercava sempre sto principe e se ne voleva andare. E allora io mi sono medesimata nella sirenetta perché da piccola il mio padre mi teneva sempre legata. Potevo fare quello che volevo e aspetto sempre quel famoso principe che un giorno arriverà. Per ora quel povero principe ha il cavallo, una volta gli si rompe una gamba, una volta si spezza una spalla e non è potuto arrivare, ma un giorno arriverà. E quindi nel mondo degli umani io avrò un principe. Ecco la Ecco, mia beh, teoria. bellissimo, favoloso. Monia, cosa vuoi commentare che ti sento ridere? Il prossimo tour che passi per la Romagna saliamo
torniamo con te appena il corona ci permetterà e faremo un viaggio, guarda, ti... Sì, ci prenotiamo, facciamo un video live a bordo del tuo tir. E io vi porto con piacere proprio. Cioè, Antonella, è praticamente incredibile tutto quello che ci hai fatto vedere. Io sono veramente a bocca aperta. Ma un'altra cosa, quando noi parliamo di tutti questi chilometri che tu percorri quotidianamente, quando noi ci siamo sentite per telefono l'altro giorno, tu dalla Sicilia stavi portando un carico a Bergamo, zona rossissima, si può dire, coronavirus, giusto? Sì. Raccontaci un po' questo, innanzitutto tu cosa porti? Porti generi alimentari, immagino. Sì, a salire ortaggi, per quanto riguarda l'ortofrutta. Ma sono partita, non c'è nessuno per strada, però non c'è tutte queste problematiche che parlano sulle autostrade, perché bene o male l'autogrill è funzionante, puliti, perfettini, ti danno il tuo caffè, te lo bevi fuori e basta. Poi a livello di chilometri, per via di legge, ne devi fare 9 ore, 4 ore e mezza si guida, 45 minuti stai ferma, poi guidi altre 4 ore e mezza e ti fermi per 9 ore. Fai la sosta in un posto, in un autogrillo, dove capita, e poi ricominci di nuovo. Fatto il viaggio a salire, ora sto scendendo. In questo momento mi trovo a Orte, dopo Orte. Io sono ignorante in materia, dove si trova? Orte, vabbè, prima di Roma? Sì, c'è Monia che ride, perché Monia lo sa. Monia, lo sai, vero? Certo che lo so, esci da Orte che prendi autostrada per Roma, PJ sei un disastro tu per la strada. No, io purtroppo non ho memoria, il problema è questo, io con i nomi faccio una grandissima confusione. Vabbè, però io devo dire una cosa, Antonella. Allora, se tu, quando tu incontrerai me e Monia, scoprirai che soprattutto con Monia voi due sembrate sorelle, perché lei è incredibile. Io quando viaggio con lei sto da Dio, perché qualsiasi cosa succede, lei sa risolvere la questione. Cioè, abbiamo fatto una tournée, anzi più di una, di Mamme Fuori Mercato, del film che abbiamo girato, e lei è incredibile, perché per qualsiasi cosa aveva la soluzione, perché quando viaggi ci possono essere anche, come dire, degli intoppi, degli imprevisti, è proprio il carattere. Quindi Antonella, io penso che tu con Monia, guarda, avete un'affinità mostruosa sotto questo punto di vista. Io quindi di voi due mi fido ciecamente, mi affido, voi portatemi dove volete. Bellissima, allora ti faccio prendere la patente. Sì, va bene, ok, Monia. Ci sto. Io ci sto, magari qui tu lascia stare PJ, è brava PJ a fare altro. io filmo, va bene, mi piace. Brava, però okay, io devo essere sincera, se la strada è sgombra mi piacerebbe provare l'ebbrezza di guidare il tir. Quante marce ci sono? Com'è dentro? Sto tir. Ti porto io, te lo faccio guidare io, senza nessun problema. Oh, anche senza patente. Oh, non possiamo dirlo, siamo su internet. Noi ci atteniamo alla legge, non facciamo niente di illegale. Ma andiamo in un luogo privato e lo guidi. Ah, va bene, in un luogo privato, ci sto. Senti, ma mi inquadri le marce, le cose per capire com'è questo mezzo? Perché e allora questo qua non è marcia, si mette in avanti e basta, tipo un cambio automatico della macchina, ce l'hai presente? Sì, ma okay. Il cambio ce l'hai sul volante allora te? Sì, qua, non so, il cambio meccanico, quello si chiama cambio meccanico, questo qua invece ce l'ha qua, che tu basta che schiacci e vai. Poi l'importante è tenerlo fermo, ma non è così facile, però... Perché è sensibile il volante, per questo? Tenerlo fermo? A livello come prima esperienza te? Ah beh, certo. Ah beh, è chiaro. Come prima esperienza a me? No. Avrei anche altre criticità, ne sono sicurissima, guarda. Poi, si vede da Dio, guarda un po'. La cosa devi tenere occhio. Sicuramente perché è enorme e spazioso, sicuramente dovrebbe essere molto bella la sensazione di dominio, no? Sei in alto, vedi tutto e quindi è bello. Monia, tu sei
diciamo così, particolarmente disposta, vero, a guidarlo? Sì, assolutamente sì, subito. E guarda, io mi potrei trovare solo in difficoltà, dico la verità, nei retromarcia un po' stretti, perché ho guidato, guido anche i camion, ma il bilico che ha lei, quindi 13 metri che ha lei, a fare Lei. retromarcia in dei buchettini dove ci sta giusto la larghezza dei camion, credimi che lì bisogna essere degli esperti, altrimenti non è fattibile. Però Brava, brava. immagino che un tir debba passare necessariamente in alcuni tipi di strade, non può passare in tutte le strade, Antonella, vero? A seconda dove devi andare a scaricare, a seconda dei posti. Cioè, nel senso che vai Ma anche facciamo. in strade più piccole? Certo, andiamo a caricare nelle strade anche strette, è normale. Dobbiamo fare. Mi sta già scendendo Ma a una goccia di noi sudore. non ci fa nessun, non ci crea nessun disturbo a chi guida. Allora Antonella, oltre al mestiere e la passione del camion, tu hai un altro, tra virgolette, mestiere anche, oltre alla grande passione, se non erro. Raccontaci un po'. Ristorante, ristorante che Brava! c'ho, ristorante con mio figlio a Eboli, che si chiama A Camionista, dove saluto tutti i miei collaboratori, e un altro lo dovevo aprire il giorno 15 marzo, il giorno del mio compleanno, dovevo fare l'inaugurazione, ma si è fermato il mondo e mi si è fermato. E si chiama La Sirenetta, che Oh. appena finirà tutto, spero presto, nel miglior dei modi, aprirò. Faccio l'inaugurazione e vi invito, quindi dovete venire. Volentieri, volentieri. Speriamo che questa che avvenga il prima possibile perché vorrà dire che avremo risolto tutti quanti i nostri problemi di spostamento, ovviamente. Senti, ma il ristorante, da dove nasce questa passione? Hai detto tuo figlio è cuoco? Lui si occupa di questo? No, no, abbiamo cominciato perché a me è una passione, oltre a stare qua a fare chilometri e chilometri, mi piace cucinare. E allora è nata sta cosa, l'idea, prendo il ristorante, ho preso il ristorante così. La proprietaria mi diceva, puoi prendere il mio ristorante? Io che ci faccio con il ristorante? Io faccio la camionista. Dai, prendilo, prendilo. E così è nata il ristorante, dove va tanto il pesce, c'ho dei cuochi squisiti e siamo una bella troupe ed è andato alla grande proprio. Sono molto contenta. Senti, tu hai detto che hai un figlio. Tuo figlio quanti anni ha? Ho due figli, uno si chiama Rosario e uno si chiama Simone, uno 24 e uno 15. Ecco, raccontaci, perché tu ovviamente questo mestiere lo fai da tantissimi anni, immagino. Ecco, allora mi interessa molto sapere, per esempio, come hai conciliato la tua professione con la maternità, perché la tua professione ti porta a stare fuori casa parecchio tempo. Con la panza guidavo, stavo bene e guidavo. Poi sono nati loro e mi sono fermata un pochettino, poi ci sono i babysitter, come tutte le mamme, chi fa qualsiasi lavoro penso che abbia una babysitter. Ho due figli che sono la cosa più bella del mondo, sono bellissimi e educatissimi, e posto così. Senti, e loro hanno ereditato la tua passione per i tir? No, no, non voglio io, non voglio, Perché non sei voglio. gelosa della tua sirenetta? No, a prescindere di questo, della mia sirenetta, alla fine, ok, è un lavoro che mi piace, la mia passione ci sta tutta, ma è tosta, è veramente tosta, tosta, tosta. Non è così bello quello che faccio vedere io, il bello che cammino, una diretta, ci sono tante, tante cose che ti fanno male. Ai primi tempi soffrivo perché la gente mi condannava, ma mi condannava di brutto perché ero su un camion. Allora passavo per quella poco di buono e stavo male, male, male. Ospedali non ho girato più io che chissà che. Poi un bel giorno mi sono svegliata da questa cosa. Se Dio mi ha dato la vita, la devo vivere come voglio io, non come puntano il dito gli altri. Mi sono messa il cappello al contrario, sempre con la mia coroncina da principessa e non ho guardato in faccia più nessuno, né parenti, né amici, niente. Sono andata per la mia strada dove volevo io e sono arrivata dove volevo io. Ancora non sono arrivata dove voglio io, perché ogni corso della vita ha le sue tappe, ma dove sono oggi ci sono arrivata e ne sono fiera.
Guarda, io mi complimento, mi fai venire i brividi perché immagino che hai avuto anche diverse, probabilmente diverse esperienze di discriminazione, perché ripeto, il tuo è un mestiere di appannaggio prevalentemente maschile, con un ambiente che è forse lontano dalla tua poesia, dalla tua allegria, dal tuo essere diversa, appunto, per fortuna, no? Che ci colora di rosa anche un mestiere che nell'immaginario comune è anche piuttosto rude, no? Come situazione. Ci puoi raccontare qualche aneddoto? Beh, ne ho avuto tanti che hanno fatto male male, hanno provato a violentarmi, mi hanno picchiata, sono stati tanti, tanti, tanti. Ma alla fine mi alzavo da terra perché tutti mi hanno lasciato a terra, tutti. E io mi sono alzata con le mie forze, la mia capacità, senza mettermi a piagnucolare. Sì, forse ho pianto nel tempo che mi sono portata distrutta, però poi mi sono alzata. E quando mi sono alzata sorridevo, allora non si davano capace alle persone, questa qua si era a terra perché si è alzata. Ti racconto proprio l'ultimo 5 maggio dell'anno scorso, ho caricato in Sicilia ortaggi, mi prendo un pezzo di botola sull'asfalto, scoppio la gomma dietro, strascina il rimorchio dietro e mi va a fuoco. Prendo l'estintore, vado per spegnere, non ce la faccio con l'estintore. Corro in mezzo alla strada per fermare macchine e camion, non si è fermato nessuno. Mi si è bruciato tutto il rimorchio, non si sganciava il rimorchio. Mi sono bruciata io, mi sono bruciata i giubbotti. Ho lottato in mezzo a fuoco, mi sono bruciata le mani. Ho lottato proprio di brutto le macchine e la cosa che mi ha ucciso proprio, che mi ha deluso, le persone. Mi guardavano in faccia, negli occhi, mentre urlavo, nessuno si è fermato. Questa è l'umanità che c'è in questo tipo di lavoro. È terribile quello che ci stai raccontando. Da un lato mi complimento per la tua grinta e per la tua centratura, che evidentemente è una, non solo è una tua condizione interiore, ma è una condizione anche acquisita per sopravvivere a questo genere di cose. Ovviamente il racconto che tu fai è il mancato sostegno degli altri, tu cercavi di chiedere aiuto sia a donne che uomini, immagino, a chiunque incontravi per Ma erano le strada. macchine, sì, era di notte, è tutto illuminato di un gran fuoco che non finiva mai, si è bruciato tutto quel rimorchio che tu hai visto, il pezzo dietro, è andato tutto a fuoco, tutto illuminato sull'autostrada, non si è fermato nessuno. I primi a soccorrere, perché poi non si sganciava la cabina, e io mi sono seduta davanti alla cabina a terra dopo che ero stremata, che non ce la facevo più, e mia mamma non c'è più da anni, ho guardato in cielo. O si sgancia o mi brucio. Sono andata là e si è sganciato. Si è sganciato, rimorchio. I primi a fermarsi è stata la finanza. Era una macchina della finanza che mi hanno visto nella corsia opposta. Sono tornati indietro e piangevano pure loro dal dolore che avevo io, proprio impressionante. E hanno visto la cattiveria delle persone, che non si è fermato né un camion né una macchina. Ma come ti posso dire che hanno provato a violentarmi all'autogrill? Come ti posso dire che mi hanno picchiato perché uno voleva fatto l'assicurazione? Ti posso dire tante. Però la vita è questa, ce ne insegna tante e ci dobbiamo alzare sempre. Io gli dico che se una cosa non ci sta bene, non dobbiamo sottostare. Uno si deve sempre alzare e lottare, perché noi siamo nati per questo. Gesù l'hanno fatto crocifisso. Quanti chiodi gli hanno messo? Quanto dolore ha assaggiato? E noi siamo fatti per questo. Il dolore l'assaggiamo, ci alziamo e ricominciamo. Ah, io sono senza parole, Monia, intervieni tu perché io ho pure lacrime agli occhi. Non ci sono parole, ha già detto tutto. È E il fatto è passato. che lei ti racconta queste cose col sorriso. E però, voglio dire, le abbiamo sentite le parole, che cosa è successo, quindi non c'è altro da dire se non che vergognarsi per un tuo simile che non è intervenuto in questi casi. A me sembra impossibile, però è vero, però ci sta raccontando una cosa vera. E quindi non ci sono parole.
Ecco, per esempio, mi incuriosisce molto, quando tu hai raccontato queste storie ai tuoi figli, come hanno reagito? Veramente i miei figli l'hanno saputo tramite i social, perché mentre andava a fuoco qualcuno ha avuto la splendida idea di far vedere questo orrore. Sì, perché ci sono ormai, ogni cosa che si fa di orrore è il social, appunto. Quindi È non ti hanno vero. aiutato, però hanno filmato, così è. Sì, così è. Beh, sono stati male. Penso che ognuno di noi abbiamo le persone che veramente ci vogliono bene su una mano, o forse nemmeno, forse meno di una mano, io sono di questo parere qua. Persone che mi vogliono bene in giro, dappertutto, ce ne sono tante perché sono una persona umile, sono una persona di cuore, sono una persona che se devo aiutare aiuto, ma so che a me se cado resto a terra. Questo te lo posso assicurare, ci sono rimasta e ogni volta che cadrò, però alla fine ho imparato che se cado so che mi faccio un po' di tempo a terra, ma poi quando mi alzo sono guai, ma guai per tutti. Straordinaria, una guerriera incredibile. Io penso che intanto ti ringrazio per questi tuoi racconti e ti ringrazio perché il tuo modo di raccontare queste storie è molto molto toccante. A me perlomeno, ripeto, mi stava scappando la lacrimuccia e ho gli occhi lucidi, ho trattenuto il pianto solo per una questione di pudore, però devo essere sincera, io penso che il tuo messaggio forte e chiaro sia arrivato in questo momento a tante, tantissime donne. Io posso dirti e posso dire anche a te, Monia, che purtroppo casi, a me sono successi casi più piccoli rispetto ai tuoi, però mi sono trovata anche io in condizione di dover chiedere aiuto in piena notte, da sola. Uomini che non si sono fermati ad aiutarmi in nessuna maniera. Quindi voglio dire, mi è capitato di trovarmi in piena notte da sola, ragazzina a Roma per ragioni di studio, l'autobus che è passato, se avevo smarcato di 2 metri la postazione e non si è fermato, quindi ha lasciato una ragazza da sola. La sera con tutti i rischi che poi possono accadere. Quindi io approfitto per dire questa cosa qua. Siamo prima di tutto esseri umani. Cosa vuol dire? Vuol dire che potenzialmente ognuno di noi si può trovare a dover chiedere aiuto in determinate circostanze. Chi finge di non vedere, chi non si ferma, chi egoisticamente pensa solo a se stesso, oppure addirittura chi sminuisce una donna, perché magari Antonella ti hanno visto lì da sola e hanno pensato sono cavoli tuoi, hai voluto la bicicletta, pedala, no? Te la traduco così in maniera semplice. Però queste persone in realtà, secondo me, non considerano la legge karmica, perché ahimè tutto torna, le nostre azioni si riflettono sugli altri, quindi chiaro è, la tua palestra di vita è quella di, come tutti quanti noi, di cadere e di rialzarti e diventare più forte di prima, ma anche di dare esempio come stai facendo. Probabilmente saranno tante le donne che ti chiamano, che ti scrivono e che da te attingono una mano d'aiuto, cioè è così? E io ci sono a dare una mano d'aiuto perché so che cos'è la sofferenza, ma proprio dal basso, basso sofferenza. Io cerco di mandare anche dei messaggi con le mie dirette folle, un po' che parlo seria, ma non tutti arrivano a capire, allora parto nella parte scema, tra virgolette, perché a babba fa, ma non c'è sì. Io vorrei dare un messaggio alle donne, tante donne che ci sono che si piagnucolano addosso, che non sanno come fare, che stanno con uomini che non ci stanno bene, ma ci stanno, tante che arrivano a fare suicidio, tante che provano a farsi del male. Non è così, la vita non è così, la vita ci è stata data a ognuno di noi per essere dei soldati, ognuno di noi, non perché abbiamo allato un compagno, ma prima cosa di tutto, quando ci alziamo la mattina, siamo noi, quello che contiamo è la nostra persona che dobbiamo valorizzare. Io purtroppo ho un modo di vedere a modo mio, tanti mi dicono, tu ce la fai, ma scronati, ti aiuto io, vieni con me, ti do io una mano. Io non sono quella là che non do un calcio come me l'hanno dato, io la do una mano. E tante persone, ti posso dire,
che con i miei messaggi folle si sono pure alzate e hanno dato quel calcio che avevano, quel peso, e hanno cominciato a rivivere. Bellissimo, bellissimo. Io questa puntata la vorrei prolungare chissà quanto, però abbiamo veramente sforato il nostro tempo massimo e quindi siamo arrivate alla call to action. Monia, a te la palla. Ma guarda, ancora sono rintronata dalle sue parole e ribadisco una cosa che già Antonella ti ho detto i giorni scorsi: bisognerebbe fare una trasfusione di sangue di Antonella, diciamo così, far beneficio a chi ne ha necessità, che è un po' giù di tono, ok? Una goccettina di sangue di Antonella che ci dà una sferzatina di vita, hai capito? Ma detto questo, ritorniamo invece ad invitare tante altre amiche che hanno piacere di partecipare, di raccontarsi i loro aneddoti, le loro storie. Senti com'è bello ascoltare gli altri, sentire tante belle storie. Chi si vuole candidare può inviare una mail a mocacasting@gmail.com. Benissimo, grazie Monia. E adesso anche io, carissimi spettatori, vi devo dire dare alcune call to action. Abbiamo un canale YouTube, Janas TV, iscrivetevi, è facilissimo, pulsantino rosso, lo pigiate e via che andate. Questo perché è importante, perché ogni nuovo caricamento vi arriva un ricordo, vi arriva una piccola mail dove vi dice c'è un nuovo video da seguire, quindi è facile, per favore fatelo, perché così sostenete anche le nostre produzioni. Poi all'interno di Janas TV ci sono veramente tanti video, documentari, cortometraggi, anche altre cose da seguire, potete vederle, condividerle e via di seguito. Per quello che riguarda invece le pagine social, abbiamo aperto la pagina Instagram di Non si nasce, si diventa. È una cosa nuova, abbiamo ancora pochi followers, diventate anche voi i nostri sostenitori, è facilissimo, se siete su Instagram sapete come fare, basta seguire il profilo. Idem per quello che riguarda Facebook, Mamme Fuori Mercato e Janas TV. Io le informazioni ve le ho date tutte quante, Antonella ancora io ti ringrazio tantissimo, guarda come va, stai sorpassando in questo momento, ti ho beccato. eccola, vedi, incredibile. Antonella, io ti ringrazio tantissimo per la tua testimonianza e soprattutto per questa meravigliosa energia che nasce dalla tua passione, non solo per quello che fai, ma per quello che sei. E quindi il messaggio che tu hai dato, potentissimo, chiaro, alle donne che magari si trovano anche in condizioni di forte disagio e che non hanno coraggio di uscirne fuori, tu dici provateci perché è importante. Voglio dire che ad Antonella Gallo la si può trovare su Facebook, vero? Antonella? Sì. Ecco, perfetto. Su Facebook, quindi. Era in una galleria, Gioia! Ah! Era un po'. Eri in una galleria, benissimo. È bellissimo. Come? Custode che diceva vai. Ecco. Allora, io ti ringrazio e ti saluto. Monia, vuoi salutare anche tu? Certo. E poi, sai, subito una sua follower, così seguiamo tutte le sue, anche le sue dirette, i suoi racconti, strada facendo, i suoi aneddoti tutti i giorni. E un grande abbraccio, Antonella, ti aspetto sempre per quella piada con le erbe. Sempre. Ok. Si nasce o si diventa? Si può nascere e ci si può diventare. Esatto, quindi Monia, com'è che diciamo noi? È proprio così, non si nasce, ma si diventa. Un bacione, ciao, grazie, ciao. Ciao, grazie a voi.